Professor Vitali, oggi allora, che tema affrontiamo? Che temi, al plurale? I temi sono moltissimi, cari amici, affrontiamo questi temi perché vi diciamo subito che il futuro non può che essere nostro. Detto questo, facciamo vedere la copertina dell'ultimo numero di Diorama, sperando che qualcuno lo veda bene e lo capisca. Sì, bene, perfetto. Va bene, perfetto. Il titolo giustamente è Un mondo peggiore, perché il mondo in mano a loro signori non può che essere peggiore. Lo capiscano quelli che devono capirlo e gli altri si strizzino i coglioni al momento opportuno, quando si renderanno conto di aver perso troppo tempo. Detto questo, abbiamo moltissime cose da dire, perché la descrizione della realtà non può prescindere dalla cosiddetta realtà, cioè da quello che loro signori attraverso i loro media comunicano essere la loro realtà. Allora, prima cosa, guardate che di rassegna stampa ce n'è tanta da fare. Prima cosa, questo è un articolo della Stampa del 13 gennaio 2015. Dice l'articolo: nella visione di Napolitano i conflitti interni si superano guardando a tutto il mondo. Il presidente ha invitato il paese a non chiudersi in se stesso. Rapporti internazionali e politica interna sono una cosa sola. Ora, questo è un concetto banalissimo di geopolitica che riguarda l'Italia fin dai tempi di Roma, perché Roma non poteva non essere espansiva. Essendo Roma all'interno e nel centro e nell'epicentro dell'Italia, non poteva che conquistare prima l'Italia e poi tutto il mondo raggiungibile, compreso l'India in ogni caso. Questa è la natura intrinseca dell'italianità, collegata strettamente con la romanità, da cui il concetto del cattolicesimo, perché il cattolicesimo intanto è universale, intanto pretende di rappresentare l'universalità del pensiero, è una religione che loro dicono essere universale, perché un conto è il pensiero, un conto è la filosofia, un conto è la modalità d'essere, un conto sono le religioni gestite da categorie, classi sociali specifiche che si sono arrogati in un momento particolare della storia il diritto di dire chi è Dio, chi non è Dio, chi è la Madonna, la Madre di Dio. No, chi è Dio ufficiale e chi non lo è. Esattamente. Peggio ancora. Oh, proprio in questi giorni Francesco è andato a chiedere scusa agli evangelici. Allora, anche qui questa è una cosa, io direi, è una cosa vergognosa. È un senso di schifo che emerge dal comportamento di questi cialtroni. Tu, dopo che i tuoi antenati, che tu non ti sconosci perché tu ti dici erede, figlio di Cristo, nipote, pronipote di Cristo, i tuoi antenati hanno massacrato quelle povere popolazioni, no? Tutte quelle popolazioni. I genocidi veri li ha fatti la Chiesa Cattolica, non altri. Solo loro. Allora, tu hai distrutto una cultura, una mentalità. Ricordiamoci che l'ultima strega in Piemonte è stata bruciata a metà del 1800. Allora, queste cose qui, scusate, nel 1830 mi pare.
nel 1830 a capo del governo piemontese, se non vado errato, c'era Gioberti, un prete. Allora tutti questi che credono di distinguere, no, tra chiesa buona, poi chiamavano governo, insomma, contro massoneria cattiva. C'era lo statuto albertino, quindi figuriamoci. Beh, lo statuto albertino è durato fino a poco fa. Lo so. Era meno stronzo dello statuto. Ma dopo ne parliamo. Emergente da questa Costituzione. Dopo ne parliamo. Allora bisogna stare molto attenti. Se il fascismo stesso ha trovato che non era il caso di andare a interferire molto sullo statuto albertino, questo è dovuto al fatto che questo statuto era meno idiota della Costituzione italiana di oggi, la quale Costituzione apparentemente sembrava perfetta quando è stata fatta, ma oggi fa vedere esattamente tutti i suoi limiti, le incongruenze, esattamente. Inefficienze, incoerenze. Esattamente, allora la Chiesa ha distrutto, massacrato, torturato, bruciato i Valdesi, ma ha bruciato anche quell'altra organizzazione, associazione pauperistica, quella di Fra Dolcino, perché la Chiesa ha sempre aborrito al pauperismo e da questo punto di vista San Francesco si è salvato per miracolo. Se no faceva una ma San Francesco ci ha avuto tre scomuniche tre papi diversi, ricordiamo, e adesso se ne appropriano della figura. Esattamente, no, non solo, prende pure il nome di Francesco, bisogna dire che Francesco a cui si riferisce questo infame è Francesco Saverio, analogo e adepto collega suo. Gesuita, fondatore, non fondatore, ma uno degli interpreti maggiori del gesuismo. Esattamente, sul gesuitismo, se scappa tempo, avremo altre cose da dire. Comunque, quello che a noi interessa in questo momento è il panegirico di Napolitano, che è stato pubblicato sulla Stampa, dicevo, del 13 gennaio 2015. Sono rari i politici italiani che abbiano un profilo caratterizzato da competenza e soprattutto sensibilità nel campo della politica estera. Oh cazzo, ne parla uno che è veramente un deus ex cattedra. Allora, sicuramente la competenza ce l'ha, perché ce l'ha avuto. Napolitano ha trescato per decenni proprio alla faccia degli italiani. Per oltre 70 anni. Per oltre quindi 70 si tratta di un ce lo siamo sorbito dal fascismo, sì, in poi. Esattamente. Come ci specifica il nostro amico Napolibera, oltretutto, che dice esattamente da quale origine. Dal 1937 che ci siamo sorbiti quel testa di cazzo bastardo venduto al sionismo internazionale. Esattamente, quando applaudì alla guerra contro la Russia, perché ovviamente nell'interesse dei suoi padroni, cioè gli anglosassoni. Allora, che fosse esperto di problemi internazionali è fuori discussione, come dicevo. Andava a prendere ordini dagli americani, prendeva ordini dalla fece massoneria. Fece Scalpore l'unico inglese comunista che è andato in America nel 1977. Che era accettato. Andava a prendere gli ordini per far ammazzare Moro. Esattamente. Che era accettato dagli americani. Volevano che andasse, gli altri non ci potevano andare, anche il poveraccio, no? Dice, fammi c'è vedere. La tessera comunista, sì, hai la tessera oppure no? Hai la tessera. Ci risulta che sei iscritto al Partito Comunista. Cazzo, no, mai, mai andare nel paradiso del liberismo. Quello che è particolarmente significativo nella visione e nella prassi di Napolitano, prima come dirigente di partito, mica dice del Partito Comunista, e poi come uomo di Stato. Ma è mai esistito il Partito Comunista? No, è il nesso indissolubile tra politica interna e politica estera, vista quest'ultima non come una sorta di aggiunta o complemento alle priorità tanto politiche quanto economiche che definiscono l'andamento del Paese, ma come aspetto intrinseco non separabile della politica vista nella sua integrità e nella sua complessità. Ora, questa frase, questo articolista che si chiama Roberto Toscano, la può dire appunto ai suoi lettori della stampa. Da questo punto di vista noi dobbiamo sempre asserire la cosa più importante, che cioè quello che loro hanno voluto realizzare attraverso la scuola e la università è la semicultura
perché la semicultura è quella più idonea per lavare il cervello, non per far credere di essere acculturati a chi c'è là, e in realtà non sa un cazzo di niente. Esattamente. Perché? Perché sono più manipolabili. No, ma a parte sono, ma basano tutto sul procedimento del contenuto contenitore, mistificando il contenuto col contenitore. Bravissimo. Quindi qualunque idea e qualunque principio che parta da un presupposto del genere è fallata, nel senso che non ha nessuna concatenazione logica e fondamento nella natura e nell'ambiente. Esattamente. Ecco il problema. E quindi quando parlano i comunisti di quel genere lì, apparentemente acculturati, in realtà dicono fuffa. Esattamente. Ma questo è un progetto che noi conosciamo molto bene, che serve proprio, lo diremo poi con le, attraverso le norme che questi qui stanno applicando anche sulla scuola, e lo diremo proprio perché il progetto viene perfettamente alla luce e abbiamo potuto constatare che qualcuno se ne è reso conto. Un certo autore qualche anno fa scrisse un libro molto importante che riguardava l'egemonia sottoculturale, ed era molto importante perché un libro criticava il concetto fondamentale, che è vero peraltro, di Gramsci, il quale diceva che tu comandi solo attraverso uno schema ideologico che è accettato. Quindi Gramsci parlava, ma all'epoca, negli anni 20, di egemonia culturale. Hai l'egemonia culturale nel momento in cui riesci a imporre alcune visioni del mondo, per cui qualsiasi decisione di carattere politico viene accettata automaticamente dalla massa, che l'accetta perché la trova logica con la premessa ideologica che, alla quale la massa si attiene. Ha aderito inizialmente. Allora, una rappresentazione della realtà generalmente condivisa. Eccolo. Allora, cosa succede? Succede che mentre il Partito Comunista ha incominciato a teorizzare o a mettere in pratica questa egemonia culturale, che poi l'ha fatta alla maniera che conosciamo, la Democrazia Cristiana e tutto il sistema che oggi chiamiamo catto comunista portava avanti l'egemonia sottoculturale. Che cos'è l'egemonia sottoculturale? È una cosa molto semplice, basta andare dal giornalaio e vedere quante riviste di gossip ci sono. Ce ne sono almeno farsi una cinquantina. I cazzi propri senza guardare gli altri, senza farsi constatare i travi negli occhi, allora, negli occhi propri. Ci sono almeno 50 riviste grossissime, sono tutte riviste fotografiche dei rapporti sessuali tra questo e quello, tra quell'altro e quell'altro, uno appiccicato a quell'altro, non si capisce più. Cairo Editore, ti dice qualcosa? Sì, ma ti immagini. Ma sono tutti lì, perché il controllo della popolazione è attraverso l'egemonia sottoculturale. Sapere delle scopate che si è fatta Belen con Berlusconi e con la copertura di quel personaggio che, siccome probabilmente minacciava di dire qualcosa, l'hanno messo in galera, sì. È più importante che sapere verso quale direzione ci portano queste persone. Lo dico in maniera molto chiara, perché a questo punto poi gli amici diranno no, non è vero, Berlusconi non si è scopato Belen, no, perché non ce la faceva, eccetera. Ma sai noi quanto cazzo ce ne frega. Allora, continuiamo. Aggiunta ancora, tanto politiche quanto economiche, che definiscono l'andamento del paese, ma come aspetto intrinseco non separabile della politica vista nella sua integrità e nella sua complessità. Lo conferma una frase contenuta nel suo messaggio di fine anno, una frase che ci sembra rivelare il nucleo più profondo del pensiero del Presidente. Cazzo, stracazzo! Forse, facendoci lucidamente carico di quanto sta sconvolgendo il mondo, potremo collocare nella loro dimensione effettiva i nostri problemi e conflitti interni di carattere politico e sociale,
potremo superare l'orizzonte limitato, ristretto, in cui rischiamo di chiuderci. Ah, perché non è per colpa tua, testa di cazzo, che l'Italia si è ridotta così. Non è un uomo tuo, Renzi, il burattino di turno, eletto in quanto burattino. Ma quello è eletto, nominato. No, è eletto da lui, è lui, lui l'ha eletto. Ma l'ha nominato, ha eletto, l'ha pescato, sollevato, diciamo, allora, innalzato. Sì, una volta c'erano dei giochetti, che credo che ci siano ancora in certi bar. Sì, quelli con la gru. Quelli con la gru dentro le palline, pescavi la pallina, esatto, e c'era il regalo. Bravissimo, mettevi la monetina e con la gru pescavi, capito? E Matteo Renzi è stato pescato così, capito? No, il bello è che poi l'hanno pescato, l'hanno preso per i coglioni, capito? Mentre lo tiravano su. Bravo ragazzo, veramente un bravo ragazzo. Tipico ragazzo di quella generazione. Sì. Un autentico scout della Gesci. Oh, allora, qui c'è i preti, però sai, non smettono mai di insegnare. Prendiamo sempre l'insegnamento dai preti. Vedi, questo qui è il numero di Avvenire del 12 giugno 2015, niente meno. Guarda che c'è scritto qui. Sobrietà. Sobrietà. Mettete l'altezza qua, ecco. Sobrietà. Il nome vero è il nuovo nome dello sviluppo. Il Papa la FAO, il cibo è un diritto per ciascuno. Peccato che tu mangi e agli altri te ne frega assai se mangiano o non mangiano. Te lo dico io, caro Papa, fatelo dire da uno che se ne intende. Fatelo dire. Sì. Caso Grecia, il Fondo Monetario lascia il tavolo dei negoziati. Altro gelo con Atene. Ma finalmente, quando mai? Ma non è vero niente, l'ultima ora hanno accettato. L'hanno mandato, sì, vabbè, ma comunque c'è stato un momento in cui sono stati mandati a far culo. Era l'unica cosa che si potevano fare. Io ve lo dico in maniera molto chiara, quella pseudofemmina qui del Fondo Monetario, io la mettevo subito nella graticola. Qua è un'abitudine, un'abitudine, no, che cosa dici tu? Buono. È un'abitudine. No, la mettevo nella... Nel pentolone? No, a parte nel pentolone, ma proprio hai detto bene te, nella gabbia. Nella gabbia nuda, per tre mesi, sì. All'addiaccio. Nuda e con le mani in tasca. esposta al pubblico ludibrio, no? Come facevo, sì, una volta. Gli passava la fantasia dopo essere, sì, stati esposti al pubblico ludibrio. No, cambiavano casa, tanto morivano, li pigliavano nel... Vabbè, però, se sopravvivevano dovevano andare via. Nel gabbione, vecchia abitudine, tra l'altro fiorentina, nel gabbione finché non morivano poi li tagliavano a pezzettini, bravi, perché autentici cristiani. Che dici? Erano vero cristiani. Ah sì, autentici cristiani. Veri e autentici cristiani. Squartati. È il loro modus operandi, da sempre. Scartati in quattro parti e messi nelle quattro porte d'ingresso, ogni quartino, no? A memoria. Dice, poi se vuoi mangiare te lo mangi pure. Lì vicino c'era anche da bere un boccetto di vino, se te lo vuoi mangiare è tutto lì a tua disposizione, come insegna Gesù, perché loro dicono che sono i veri seguaci di... Oh no! Non lo dicono, però bisogna... Loro sono i veri seguaci di Gesù, squartano. Vabbè, le persone. Dire di essere veri seguaci di una menzogna è come dire niente. Ma sono loro che lo dicono. Certo. Autentici seguaci di Gesù squartano le persone in quattro parti e l'hanno fatto fino al 1800. Io mi ricordo, andate a vedere, come succedeva in Romagna. C'era Sor Capanna. No, Sor Tommaso mi pare, una cosa del genere, che era di qui, di Campagnano, che era il boia ufficiale dello Stato del Vaticano, che ha ammazzato ufficialmente Mastro Titta. Era Battista, esatto, Mastro Titta, e ufficialmente ha ammazzato 864 persone. No, ma esperto. Perché c'erano delle tecniche particolari. Un conto è tagliare la testa, che è la cosa più semplice, ma c'erano delle tecniche particolari, di cui il cristianesimo è esperto, anzi il cattolicesimo, vero interprete dell'amore verso il prossimo. C'era lo squartamento, il martellamento e altre forme di uccisione, che erano manifestazioni di cultura raffinata. Sì, perché il popolo si divertiva, era uno spettacolo. Esatto. Era uno spettacolo che durava anche due ore, tre ore. Vuoi negare
queste cose splendide, queste subire. Panem et circenses. Normale, il popolo doveva divertirsi, no? Ma poi con tutti questi preti che anelavano, no, anelavano al martirio, allora lì vedevano, no, fisicamente cos'era il martirio, questi bravi preti. Allora qui abbiamo un'altra cosa, di Scauta Gesci, noi sulle strade insieme alla Chiesa. E che siete utili, sulle strade. Vabbè, è possibile adesso il cambiamento chiesto dal Papa, che bravo. Ma perché non cambia vestito? Il discorso di Papa Francesco di ieri ai partecipanti alla 39esima sessione della FAO ha toccato tutti i problemi chiave del cibo e dell'agricoltura mondiale. Oh cazzo, se n'è accorto adesso. Noi abbiamo denunciato la mancanza di cibo da circa 60-70 anni, io me lo ricordo perfettamente. La Chiesa ne prende atto adesso, doveva mangiare, prima doveva mangiare. Poi prima doveva proporre i propri missionari, no? A 7.000 euro al mese. Esattamente, ma proprio i propri missionari che dovevano soccorrere queste certo, popolazioni. Intanto i 7.000 euro al mese loro li vogliono. Esattamente. Per alcuni versi ci è sembrato di ripercorrere il famoso padiglione zero dell'Expo di Milano, ma tu pensa che cosa hanno pensato? Niente meno che il padiglione zero, dove si entra nella sala della finanza e sulle pareti vengono proiettati. L'hai sentita che ha detto la moglie di Obama lì, la, come si chiama? Che cosa, che il transessuale, come si chiama? La? Sì, Michelle. Michelle, these are words that go together well. My Michelle. Allora dillo. Allora, la cosa bella è che è venuta a insegnare, a impartire una lezione di cucina per cuocere la pasta. Allora ha detto che per cuocere la pasta ci vuole l'acqua. Ci vuole l'acqua con una bella pentola a pressione e mezz'ora di cottura. Mi pare giusto. loro se la mangiano così. Ma porca mi fa miseria. Schifo, ma mi fa vomitare. Diventerebbe una colla immangiabile. Quando no? Ci attacchi i giornali. Quando andai per la prima volta in Inghilterra, parlo degli anni 50. Io in Scozia, dopo ti racconto in Scozia. E allora fui ospite di un convento di preti polacchi, i quali la mattina, ci davano da mangiare, grazie, io non c'avevo una lira. A Erford, in una bellissima, simpaticissima cittadina, località, mi pare a 50-60 km da Londra, dove oltretutto tutti. A nord, verso Albany, da parte su? Credo che fosse proprio a livello. Ah, verso la Erford, Cornovaglia. Polacca davanti. Verso la Cornovaglia forse. Sì, credo, adesso non ricordo bene. Dove tutti i servizi venivano svolti con automezzi elettrici, oltretutto, tanto per dire che l'elettricità l'hanno inventata adesso, no? Le macchine elettriche, no? E mi ricordo che portavano il latte, portavano l'acqua, portavano tutto con questi. E questi, una specie di muletti. Questi preti polacchi, e io presumo che tra questi ci fosse anche un certo Wojtyla, io non lo conoscevo come tale, ho delle fotografie assieme a questi preti, probabilmente in quel momento in cui c'ero io il buon Wojtyla non c'era, era faticato in altre cose. Ma la cosa bella è che ci davano da mangiare la mattina al risveglio un tazzone di grasso fuso. Era questo grasso fuso accompagnato con un po' di pane che doveva essere intinto nel grasso fuso e spaghetti che devono essere stati colti per 20 ore, 25 ore, uno schifo. Okay. Mangiavamo anche quello. E certo? Quando c'hai fame mangi tutto, anche i vermi. Certo, appunto. Infatti si va anche a mangiare alla Caritas, no? Pochi sanno che la Caritas funziona perché è pagata dalle amministrazioni comunali di tutti i paesi. Cari signori, voi andate alla Caritas e credete, e ringraziate la Caritas. E credete che il mangiare ve lo offrono loro? No, loro vi offrono solo il servizio, perché loro sono bravi, perché loro sono buoni. Sono bravi, buoni. Loro fanno il servizio. No? Certo. Loro ad esempio fanno anche. No, ma aspetta, il bello è Gesù, che alla Caritas, quando espongono, che alla Caritas ci fanno le buone donne, quelle che una volta facevano la beneficenza per strada, cioè le mogli degli amici nostri, dei conoscenti, a gratis. A gratis.
a loro. Mentre loro non fanno il servizio a gratis. Esattamente, fanno pagare infatti. Per alcuni versi ci è sembrato di ripercorrere il famoso padiglione zero dell'Expo di Milano, dove si entra nella sala della finanza e sulle pareti vengono proiettati i prezzi delle derrate alimentari. I loro prezzi, non quelli che stanno sul mercato. Certo, per arrivare poi nella sala dello spreco, dove siamo informati del paradosso che il 30% viene buttato del cibo via. Prodotto nel mondo viene buttato e basterebbe a sfamare non una ma tre volte i circa 800 milioni di denutriti. Ma allora io dico, voi aspettate l'Expo per dire queste cose? No, allora a questo bisogna aggiungere una cosa. Allora, la Francia, che è sempre un paese stimabile sotto profilo sociologico e politico, due settimane fa ha emesso una legge, ha emanato una legge il Parlamento francese, che obbliga i supermercati e i commercianti le cui derrate scadono a devolvere gratuitamente, mi sembra una settimana o due settimane prima che vadano a male, a chi ne ha bisogno, delle associazioni. Che poi tra l'altro eccetera. Non vanno a male, perché ricordiamo ai tutti i nostri amici che la scadenza è puramente teorica, industriale. Allora, io mi domando come si fa a mettere un'etichetta di una scadenza di due anni dal confezionamento sul miele, quando il miele è un conservante di per sé. È naturale. E hanno trovato il miele ritratandolo dentro le tombe tipo di quella di Tutankhamon. Come cazzo, cioè solo un povero idiota che non sa né leggere né scrivere gli dicono: guarda, questo lo devi buttare via, lo butta via. Io per decenni ho ritirato merce scaduta e me la sono mangiata per sempre anni. Sempre, ma anch'io le medicine scadute. Per anni. Vai, proseguiamo. Questo è veramente l'ultimo numero di Avvenire che richiede la nostra attenzione. Vedete cosa c'è scritto qua. Sperando che lo leggano. La lotta all'azzardo, bluff del governo. Resta la pubblicità e meno poteri alle regioni. Ma allora, quante volte abbiamo denunciato noi questo? Tre o quattro volte. Avete piantato tutta sta grana? È solo un bluff. Lo dicono loro! Cioè coloro, i preti, coloro che tengono bondone al regime di Renzi. Ma come fa il servitore a disobbedire agli ordini del padrone? Come fa? Quando il padrone è quello che finanzia tutta la politica nazionale. Morgan, si chiama Morgan per chi non lo sapesse. Che non è il bandito, no, il pirata. È peggio. È peggio. Il pirata un... almeno era un sir. Un sir Morgan. No, ma non solo. O Drake, ma, no? Quando andava all'assalto ci andava per primo lui. Certo, e se invece no. Gli arrivava una palla sui coglioni, ce la pigliava. Mandano avanti i palafrenieri. Certo, certamente. Allora andiamo avanti. Il giudizio degli italiani su Renzi. Questo è un giudizio che gli italiani in realtà danno a se stessi. Questo è settembre 2014. Settembre 2014, speriamo che si veda, ma in ogni caso è qui. Eccolo qui. Vede, cari amici. Si vede, tranquillo. Bocciate le misure per la crescita, ma il consenso sale al 64%. Siamo a settembre 2014. Allora, cari amici, questo sono passati 8 mesi. È un giudizio su Renzi o un autogol, un giudizio degli italiani su se stessi? Allora, questo lo rimando ai nostri amici. Nello stesso numero c'è un articolo importantissimo che io devo assolutamente commentare. Questo è il Corriere della Sera, ripeto, 7 settembre 2014. C'è scritto qualcosa di estrema importanza. Padiglione Italia di Aldo Grasso. Il grande sappiamo Putin, chi è Aldo Grasso. Il grande Putin incompreso, la canzone stonata di Albano. Allora, se c'è una persona intelligente è Albano, non è certamente Aldo Grasso. Aldo Grasso, però, conosciamo chi è. Albano è un grande artista. Grande indipendentemente dal fatto che sia un grande cantante, ma se ha successo significa un grande artista, no?
cioè, successo, ha avuto successo dappertutto, non solo, in Russia, in Giappone, ma ha cantato anche con i grandi tenori, quindi che cazzo, c'ha una voce che è una voce è una dote naturale, esattamente, è una dote naturale, è creato lui. Però io l'articolo lo devo leggere perché in effetti è veramente indicativo di come si intende e quale sia la maniera con cui certi personaggi... No, il livello culturale di certa sì. Manovalanza scribacchina. Sì, è Aldo Grasso. Come si vuole manipolare la coscienza... Ma io dico, non si rende conto questo imbecille delle figure di merda che fa? Vabbè, adesso andiamo. Non lo so. Grattate il russo e troverete il cosacco. Magari arrivassero i cosacchi. Grattate il cosacco e troverete Albano. Guarda, sono battute che cazzo, veramente battute da premio Nobel. No, da premio Nobel. Questi premi Nobel qua che danno a Mambascia. Di Nobel che non a caso è stato istituito da Nobel. Sappiamo un Nobel uomo. Un Nobel uomo Nobel, infatti. Da quando Federica Mogherini è diventata Lady Pesker, si è aperto il problema della sua sostituzione agli esteri. Non solo, la Mogherini era accusata di vicinanza al governo russo nei rapporti con l'Ucraina. Nominata alto rappresentante per la politica estera, ha dovuto però indossare l'elmetto. Ha parlato più volte di aggressione russa all'Ucraina, paventando nuove sanzioni europee. E te pareva. Ora, allora, mi sembra... Ma io dico, ti interrompo un attimo. Io dico, ma come cazzo fa una persona che ci abbia un minimo di senso logico, che ha visto 3 anni fa le elezioni con tutti gli osservatori internazionali che controllavano fino alle pulci come andavano in esecuzione questo procedimento elettorale, che ha detto che è stato tutto regolare, certo, che viene eletto un governo del tutto regolare, all'improvviso arriva un colpo di Stato che noi sappiamo bene messo in atto dagli americani, dai sionisti e dal Mossad e quant'altro, e dai nuovi arricchiti tipo quella troiona bionda, da stragi di cittadini, oltretutto, arrivano a prendere il potere. Parte dei cittadini che si viene aggredita nella parte est del paese si comincia a difendere autonomamente sì, i drappelli e i reggimenti mandati lì per combatterli, di cui c'erano buona parte dei figli di quella terra lì, hanno disertato passando in favore della propria gente. A quel punto sono intervenuti politicamente e in politica estera diplomaticamente la Russia, giustamente per far valere la difesa dei propri concittadini, ma soprattutto del proprio sangue. Ma soprattutto la cosa più importante è che la Crimea, che era una delle regioni più complesse, perché dentro c'erano i missili che gli avevano lasciato all'Ucraina, tutte le basi militari eccetera, la maggior parte della gente residente è di fonia e di lingua russa, e durante la guerra di Crimea, esattamente 1856, ma perché abbiamo fatto la guerra di Crimea? Lo fai te? Vediamo se ci arrivi. Come che ci arrivo? Dillo, la guerra di Crimea era una guerra la battaglia di Balaclava, no? La battaglia di Balaclava, sono morti 3 persone. La carica dei 600 fu un errore madornale della cavalleria, che aveva capito male un certo ordine, certo. E poi era cavalleria leggera, quindi non poteva caricare in quel modo. Ma allora, perché eravamo lì? Noi siamo andati lì a consentire alle strategie geopolitiche a pagare il debito che avevamo con gli inglesi, con i sionisti inglesi, a pagare il debito, cioè a consentire alle strategie geopolitiche anglo-francesi in quella zona, che è stata una zona cruciale allora fino ad oggi. No, ma anche prima, lì c'era il regno di Azekanita.
c'è tutto quello che te pare. Come cazzo si dice? Vabbè, non mi viene in mente. Ashkenazi. Ashkenazita, ecco. Ashkenazita. Allora, sono cose che noi sappiamo, anzi voglio ricordare che proprio in questi giorni è scoccato il centenario della incredibile dell'incredibile tentativo di espugnare i Dardanelli voluto da Churchill e che è costato la vita a tanti poveracci, circa 34.000 inglesi, tra soprattutto neozelandesi e australiani, perché sì, questi mandano sempre, avanti, certo, mandano sempre, sono gli altri, le truppe cammellate, i quali hanno fatto, sono morti per fare un favore ai grandi produttori di armi inglesi soprattutto, i quali al momento erano al governo, come abbiamo dimostrato in certe nostre recenti video questi giorni. Allora proseguiamo, perché no, ma aspetta, quindi come si fa, come fa una mente normale a prendere per logico e per accettare una dichiarazione di questo genere, di questa scema qui? Questa è scema totale, o è scema totale o è venduta e gli vende il culo pure grasso, a Morgan, è venduto fino al midollo, Aldo Grasso. Cioè, non è possibile cosa del genere. No, ma lui è Aldo Grasso e la Mogherini. Ah sì, vabbè, quella obbedisce agli ordini. Nominata alto rappresentante per la politica estera, ha dovuto però indossare l'elmetto, ha parlato più volte di aggressione russa all'Ucraina, spaventando nuove sanzioni europee, e i rapporti con il presidente Putin si sono deteriorati. E vorrei vedere. Il fatto è che siamo messi così male che non possiamo fare a meno della Russia per il suo gas, per le sue esportazioni, per le nostre esportazioni, per i ricchi abbiamo perso solo 4 miliardi di euro, appunto, per i ricchi investimenti che gli oligarchi stanno facendo in Italia. Giorni fa il magnate Dmitry Arzanov si è preso mezza Capri per celebrare il suo 42esimo compleanno. Allora questa persona qui dice che una politica italiana di, in un certo senso, accondiscendamento, no, della politica russa, sia determinata solo dal fabbisogno, no, come se la geopolitica non fosse determinata dai rapporti economici e di fabbisogno reciproco. Assolutamente, è il primo motivo. Allora, che è una novità, andiamo avanti. Quindi l'intera Capri ha campato sulle... Ricordiamoci, ma perché questo Arzanov che io meno conoscevo è andato a Capri? Perché Capri è sempre stato il rifugio, un punto di richiamo per i russi. Dai poeti ai romanzieri, esatto, c'è stato cultura, certo. C'è stato Gorky, c'è stato Lenin, è chiaro? Ma ecco, non solo, perché... ci sono stati anche tanti profughi. Poi, ad esempio, un altro grande che è stato da quelle parti è stato Axel Munte, che ha scritto un grandissimo libro ambientato su quelle parti, il racconto di San Michele, l'ho letto, è bellissimo. Un libro di una, di una grande dimensione spaziale, temporale e storica, è un romanzo bellissimo, me l'hai ricordato adesso te, non mi ricordavo più l'autore, come si chiama? Axel Munte, allora, esatto, io nell'anno... è di una, guarda, parte da Parigi, fa tutto un percorso, è stato un socialista, è stato umanitario, ha fatto anche degli errori, un percorso bellissimo di perbenismo, il romanzo è veramente un grande capolavoro, è uno degli libri più venduti nel mondo, sì. Io ricordo che mi fui molto colpito che durante il romanzo di San Michele, mi pare si chiama. Sì, o il racconto di San Michele, sì, o il romanzo. Sì. Subito dopo gli esami di maturità, parlo del 1953 se non erro, andammo a Ischia con un gruppo di amici, di colleghi di scuola, perché uno dei nostri compagni era ischitano, che ci ospitò a casa sua. E fu un'esperienza bellissima, poi a 18 anni ma poi valeva veramente la pena, però lo dico perché conoscemmo un tale che era uno svedese, il quale era un Axel Munte, viveva a Ischia in una situazione praticamente similare, diciamo,
di una specie di anacoreta, e per me è stato uno dei primi impatti con queste persone, con questa gente. Questo profondo. Vendeva dei disegnini, faceva queste cose. E ve lo voglio ricordare proprio adesso perché è presumibile che quel personaggio sia poi diventato un qualcuno. Io non ne ho più saputo nulla, però ricordo che stava a Ischia negli anni 50. Proseguiamo perché tutto l'articolo è importante. Una soluzione ci sarebbe. Berlusconi permettendo nominare ministro degli esteri Albano Carisi. No, sarebbe una grande soluzione, per la Madonna. Ma faremmo un salto di qualità di epoca. Agli altissimi livelli. Ma voi avete una sciacquetta come quella lì che Albano è una persona che ha due coglioni, ma soprattutto c'ha una grande impresa. Ha messo lì come si chiama? Esatto. Il paesino suo, come si chiama lì? San Marco. Cellino San Marco. Ha messo su un'impresa che c'è di grande produzione, olio, vino e quant'altro. Certo. Ma qui il bello è questo, dice Albano Carisi e sottosegretari Pupo e Toto Cotugno. Sì, beh, sì. Insomma, Pupo sappiamo chi è. Vabbè, ma lascia la cosa. E uno ha smesso di giocare. No, io parlo che c'ha, è molto, Pupo. È pressato molto da... Pupo c'aveva le sue donne. No, ma è pressato molto dal potere quello occulto. Ma d'accordo, comunque, perché giocava, era un giocatore. Ma è un uomo di quelli, hai capito? Vabbè, capito. Vabbè, ma comunque, capito, non è di quegli altri comunque, no? Vabbè, le sue donnette ce l'avevano. Certo. È vero che questa soluzione ricorda un po' la tetra politica del doppio binario. Sul fronte ucraino siamo con la NATO, in rotta di collusione con Mosca. Sul fronte felicità siamo con Putin. Allora, il tetro... la tetra politica del doppio binario è quella dell'Italia post bellica, fatta dagli accordi tra la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, il quale nascostamente trattava con la Russia, con l'URSS. La Democrazia Cristiana si lamentava con gli americani che il Partito Comunista trattava con l'URSS e si faceva dare i soldi per combattere il Partito Comunista. Tutti e due lucravano su queste cose. Ma è stato un vantaggio enorme per il popolo italiano, sì, il doppio binario. Rispetto a quello che sarebbe stato, ma forse era meglio l'indipendenza. È fuori discussione, ma in mancanza dell'indipendenza il doppio gioco, Arlecchino, servo di due padroni. Certo. Come ci insegna la grande tradizione. Il grande Goldoni. Esattamente. Ma di questi tempi non si può andare tanto per il sottile. Ah, lo dici tu. Perché Albano, intervistato dal nostro Francesco Battistini, il cantante pugliese ha dichiarato: penso che Putin abbia ragione. Certo. Quella parte